Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme le brioche all'italiana. Prima di proseguire ulteriormente col video, intendiamo chiarire un basilare concetto. Brioche o cornetti e croissant sono due cose completamente differenti. Infatti, i croissant hanno la pasta sfoglia, mentre le brioche che vi proponiamo oggi sono fatte appunto di pan brioche, come dice il nome. Le prime tracce della brioche risalgono appunto al Medioevo, quando in Francia si preparava una specie di pan d'oro rovesciato con farina, burro, latte e zucchero. Successivamente in Italia gli si diede la forma di un cornetto, da qui il caratteristico nome. Oggi vi proponiamo la nostra variante di brioche sfogliate. Saranno facili, veloci e golosissime. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 250 g di farina Manitoba e 250 g di farina 00, 110 g di zucchero semolato, 7 g di lievito secco, 2 g di sale e mescoliamo per bene le polveri. Concludiamo con i semi di vaniglia, la buccia di 2 arance e 2 limoni biologici, 15 g di miele, 2 tuorli, un uovo e 200 ml di latte intero. Lavoriamo il composto finché gli ingredienti saranno amalgamati. Poi aggiungiamo, poco alla volta, 60 g di burro morbido, continuando sempre a mescolare. Quando finiremo di aggiungerlo, continuiamo a lavorare l'impasto per 15 minuti, finché diventerà bello liscio e omogeneo. Per dare forza all'impasto, lo sbattiamo e pieghiamo su se stesso sopra il piano da lavoro. Infine creiamo una palla e la trasferiamo in una ciotola unta con olio di semi. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio, nel forno spento solamente con la luce accesa. Spolverizziamo il piano da lavoro di farina e trasferiamo sopra l'impasto con delicatezza. Stendiamo con le mani fino a creare un rettangolo. Poi prendiamo il lembo sinistro e lo portiamo a metà. Con quello destro copriamo quello sinistro piegato e schiacciamo con le punte delle dita. Portiamo il lembo superiore e quello inferiore verso il centro, lasciando un po' di spazio. E con il lembo inferiore copriamo quello superiore. Formiamo una palla con le nostre mani, rimettiamo nella ciotola oleata e copriamo con la pellicola. Mettiamo in frigo fino al giorno seguente. Riprendiamo l'impasto dal frigo, lo schiacciamo un po' con le dita e lo dividiamo in 7 pezzi uguali. Prendiamo un pezzo e lo arrotoliamo su se stesso. Poi portiamo i lembi verso il centro e formiamo una pallina. Copriamo con pellicola trasparente e subito ci mettiamo all'opera. Prendiamo la prima pallina formata e la stendiamo finché diventerà un cerchio di 22 cm di diametro. Appoggiamo il cerchio su un tagliere e con le mani lo sistemiamo. Qui abbiamo 50 g di burro morbidissimo che ci dovrà bastare per tutte le 6 palline. Sull'ultima ricordiamo che non si deve mettere il burro. Dopo aver spalmato il burro, mettiamo in freezer fin quando stendiamo la prossima pallina. Facciamo la stessa cosa con le restanti. Copriamo con pellicola e mettiamo in frigo per almeno 2 ore. Riprendiamo il blocco del frigo e lo trasferiamo sul piano da lavoro infarinato, mettendo la parte superiore a contatto con esso. Aggiungiamo della farina anche sopra e stendiamo con pressione omogenea girando continuamente il cerchio, finché arriveremo ad avere un diametro di 50 cm.
Adesso dividiamo il cerchio formato in 4 settori. Ogni settore lo andiamo a dividere in 3 parti, in modo da ottenere 12 triangoli. Procediamo a formare le brioche. Spennelliamo un velo leggero di burro sopra il triangolo e, iniziando dalla base, lo arrotoliamo su se stesso. Quando arriviamo alla punta, la allunghiamo leggermente e chiudiamo la brioche. Il prodotto finito deve avere 7 gobbe. Facciamo la stessa cosa con i restanti triangoli. Posizioniamo le brioche leggermente distanziate tra loro sulla leccarda con carta da forno. Copriamo con pellicola e lasciamo a lievitare per 30 minuti in forno spento con la luce accesa. Tiriamo fuori dal forno la teglia e ungiamo i cornetti con l'albume d'uovo avanzato. Cuociamo a forno preriscaldato statico 180 gradi per 20-25 minuti o fino alla doratura. Sforniamo e lasciamo a raffreddare completamente sulla teglia. Finiamo in bellezza riempiendo i nostri cornetti con un'abbondante dose di crema pasticcera, di cui trovate il link in descrizione. Completiamo nel migliore dei modi con una marena sciroppata. Ammirate come la bellezza e la bontà di queste brioche bucano lo schermo. Buon appetito e buona Pasqua a tutti! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo queste deliziose brioche all'italiana. Concludo i miei assaggi con un delizioso caffè latte. Questa è in tutto e per tutto una colazione da leoni. La brioche è buonissima, piena di crema, con un profumo di arancia e limone spettacolare. Inoltre sono leggerissime e non sono per niente dolci. La crema e le amarene hanno un connubio perfetto di sapori. Infine, il caffè latte si sposa alla perfezione con la brioche, completando questa colazione davvero straordinaria. Insomma, è pazzesca, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.